Belle donne, buongiorno, benvenute in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'accostamento tra fantasie diverse ed è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e di cui non vedevo l'ora di parlare insieme a voi. Prima di cominciare voglio ringraziarvi per essere qui, sia alle mie iscritte di sempre, sia alle mie follower su Instagram e se non mi seguite ancora su Instagram cercatemi qui, Zoe Fashion and Beauty. E poi voglio ringraziare anche le nuove iscritte e chi si trova qui per la prima volta. Se sei qui per la prima volta, fai un giro, dai un'occhiata a qualche mio video, metti like naturalmente a quelli che ti piaceranno di più e se ti va, iscriviti. È sufficiente cliccare il tasto rosso che trovi qui sotto. Se poi volete anche darmi un ulteriore supporto, potete decidere di far conoscere il mio canale alle vostre amiche. Allora, veniamo al punto della questione, il mix di fantasie, quindi accostare, indossare insieme fantasie diverse. Nel 99% dei casi, una donna che si appresta a fare shopping o a creare un look per una qualsiasi occasione, che sia andare a lavorare o partecipare a una cerimonia, è fortemente spaventata all'idea di mixare le fantasie, perché si teme di esagerare, si teme che il risultato diventi pacchiano, si teme di dare troppo nell'occhio, si teme di sbagliare l'accostamento e quindi è una cosa che normalmente viene vista con molta paura e come una cosa da non fare. Ecco, io vorrei invece rassicurarvi sul fatto che non è sempre così, non è obbligatoriamente così. Ci sono tanti modi per accostare tra di loro le fantasie. Però ecco, bisogna saperlo fare, quindi bisogna saper gestire una parte di regole, chiamiamole così, che poi non sono regole, ma sono considerazioni magari un po' più tecniche, volendo, è vero, un pochino più da addetti ai lavori, e bisogna anche saper contestualizzare, cioè bisogna anche capire dove si andrà a indossare quel determinato accostamento per capire se in quella determinata situazione possa essere adatto o no. Allora, partiamo dalla base teorica che sicuramente non tutte conoscono, o meglio, la conoscono, però magari non sempre sono abituate a focalizzarla a livello di concetti. Le fantasie si dividono in due macro categorie, che sono le creative e le geometriche. Fra le creative troviamo tre altre categorie che sono i fiori, e quelli sappiamo tutti cosa sono, poi abbiamo le figurative, e qui mi riferisco per esempio agli animali, mi riferisco per esempio, non so, alle fantasie hawaiane. Negli ultimi anni ne abbiamo viste tantissime, foglie, foreste tropicali, oppure appunto le zebre, le tigri, abbiamo avuto noi i famosi cicli, ogni anno un animale, eccetera. E poi abbiamo l'ultima categoria che è quella delle astratte, per esempio il paisley o cashmere, per esempio il Pucci. Pucci è famosissimo, lo stilista Pucci, per aver creato appunto una fantasia talmente particolare che ha preso il suo nome. Quindi tutti quei disegni che non sono fiori, non sono animali, non sono persone umane, non sono paesaggi, ma sono disegni astratti, cioè che non hanno un corrispondente nella realtà di tutti i giorni. L'altra macro categoria è quella delle fantasie geometriche e qui è abbastanza facile, direi, perché abbiamo le righe, abbiamo i pois, abbiamo lo scozzese o check e il principe di Galles. Poi abbiamo tutte quelle fantasie che contengono al loro interno appunto delle forme geometriche, piccole o grandi che siano. La prima domanda è: si possono mixare tra di loro le fantasie appartenenti alle due macro categorie principali, quindi le creative con le geometriche? La risposta è assolutamente sì, ed è anche l'abbinamento più facile da fare. L'altra domanda, che è molto più difficile, è: si possono mixare tra di loro le fantasie all'interno delle macro categorie, quindi non so, i fiori con gli animali? Gli animali con l'astratto, l'astratto con i fiori, oppure le righe con i pois con il Galles, lo scozzese con le righe? Qui è un po' più difficile, ma andiamo a vedere cosa succede. Per capire come fare, per andare a mixare tra di loro fantasie differenti, dobbiamo tener conto di altri due aspetti molto importanti. Allora, il primo è le dimensioni e il secondo è quello delle diversità cromatiche.
Quando parliamo di tener conto delle dimensioni, dobbiamo tener conto del fatto che le fantasie possono essere macro, cioè giganti, fiorelloni, righe larghe così, foglie di palma grandi così, oppure pois giganti, eccetera. Ma possono essere anche medie o micro, possiamo avere i disegnini cravatta piccolissimi, possiamo avere i micro fiorellini provenzali, possiamo avere le righe che vengono definite normalmente mille righe proprio perché sono sottilissime e quindi sono tantissime all'interno del tessuto. Quindi dobbiamo valutare innanzitutto che tipo di fantasia sia, se sia macro, se sia micro, se sia media. E dobbiamo valutare com'è la composizione cromatica, cioè se si tratta di tutti i colori caldi, se ci sono tanti colori, se ci sono solo due colori, se sono colori che già all'interno della stessa fantasia sono molto in contrasto tra di loro, hanno già un abbinamento shock tra di loro e quindi dopo dobbiamo capire come andare ad agire successivamente per non aumentare di più, ancora di più, questo shock cromatico. Quindi dobbiamo tener conto anche appunto di questi due aspetti. Cominciamo da quello che vi ho descritto prima come l'abbinamento più facile, e cioè le fantasie creative con quelle geometriche. Il consiglio che mi sento di darvi è di abbinare sempre questo tipo di fantasie scegliendo tra quelle geometriche le due più semplici, e cioè le righe e i pois. Quindi un esempio può essere i fiori con i pois, l'astratto con le righe, i fiori con le righe, il figurativo con le righe, il figurativo con i pois. Perché questo? Innanzitutto perché si tratta di pattern completamente diversi e perché quello geometrico, cioè i pois, le righe, è sempre un pattern, una fantasia di due colori al massimo e quindi più semplice da scegliere in abbinamento all'altro disegno, all'altra fantasia che è sempre un po' più complessa, in genere anche più colorata, e quindi in questo modo si vanno a bilanciare le cose. Abbiamo qualcosa di semplice abbinato a qualcosa di un po' più elaborato e questo tende a smorzare l'effetto finale. Qui naturalmente bisogna sempre stare molto attenti all'abbinamento per quanto riguarda le grandezze, quindi la cosa che io consiglierei sempre è quello di abbinare grandezze diverse, e cioè il grande con il piccolo, o il grande con il medio, o il medio con il grande, eccetera. Quindi creare un contrasto fra le due grandezze, perché un mega fiore con una riga alta così comincia a diventare un po' difficile per l'occhio da percepire, si perde un po' l'armonia, mentre invece se andiamo a prendere un fiore medio con una riga medio-bassa, ecco che già la cosa armonizza di più. Il mega pois magari con il fiorellino piccolo, oppure il fiore medio con un pois piccolino piccolino, quasi micro. Cosa vuoi, Zoe? Abbiate pazienza, abbiamo un cane che deve entrare. Vieni! A questo punto, dopo aver valutato le grandezze, consideriamo anche la composizione cromatica, cioè se da una parte abbiamo per esempio un pois di due colori, un pois bianco con un fondo blu o rosso, facciamo attenzione che dall'altra parte ci siano dei contrasti un po' meno netti, che ci sia una fantasia non troppo contrastata ma un po' più sfumata, in modo tale che ci sia anche qui un bilanciamento nell'effetto finale. Per quanto riguarda l'abbinamento tra le fantasie creative e le fantasie geometriche, vi lascio qui di seguito una serie di abbinamenti che ho creato per voi utilizzando i capi che ho già nell'armadio. Non li ho indossati appositamente perché vorrei evitare che si ponesse l'attenzione sul ti sta bene, ti sta male, a te sta bene tutto perché sei magra, eccetera. Io vorrei proprio che ci concentrassimo solo e esclusivamente sul discorso dei due pattern insieme, sul fatto che possano essere piacevoli, armoniosi, che abbiano un senso, che abbiano una propria eleganza, oppure che siano appunto degli esempi assolutamente da evitare. Quindi ho creato dei look semplicemente come se dovessi creare una vetrina sul pavimento di un negozio. Cominciamo con l'abbinamento più facile, che è quello dei fiori con le righe.
Qui abbiamo una gonna a fondo nero con fiori verde militare e bianco. La fantasia è macro, è grande ed è abbinata a una maglia a righe semplici, bianche e nere, e le righe sono medio piccole, quindi abbiamo un contrasto a livello di proporzioni e una certa omogeneità di colore. Qui invece le cose si complicano un po'. Abbiamo un abito a fiori provenzali, blu e bianchi su fondo nero, abbinato ad un cappotto che è un principe di Galles molto sfumato, bianco e nero. Inizialmente mi sembrava un abbinamento improbabile, poi invece indossandolo, guardandomi allo specchio, ho capito che poteva funzionare. Qui ve lo faccio vedere indossato. Accessori semplicissimi monocolore neri e un foulard sfumato nero e blu che va a riprendere i colori dell'abito. La fantasia in assoluto più facile da abbinare è il gessato, perché parte da una base a tinta unita con righe sottili che possono essere più o meno ravvicinate, ma che comunque sono poco visibili e danno poco nell'occhio. Per esempio, questo gessato blu a righe sottili sta benissimo con la camicia a fiori, mentre invece qui c'è un pantalone grigio gessato con righe argento che sta perfettamente sia con la camicia a pois beige e neri, sia con il maglione a righe orizzontali macro grigie e blu. In questo abbinamento abbiamo un bellissimo mix cromatico, i colori dominanti sono il bianco, il rosso e il blu, la gonna è a macro fantasia a fiori, mentre invece la blusa è una micro fantasia geometrica ed è proprio questo contrasto armonizzato dagli stessi colori che fa sì che funzioni. La stessa cosa succede per questo foulard a macro fantasia astratta che sta benissimo con questa camicia a fiori. Giochiamo sugli stessi toni di colore, il verde, il bianco, il nero, e abbiamo un contrasto a livello di dimensioni. Ma veniamo adesso all'abbinamento più difficile, che è quello tra le fantasie geometriche. È difficile perché? Perché sono appunto molto simili tra di loro e si rischia, se non si fa una buona attenzione a valutare bene le grandezze e i colori, si rischia di fare un po' un macello. Che cosa è importante quando si vanno ad accostare fantasie geometriche tra di loro? È importante che ci sia un contrasto a livello di impatto nei colori e nella nitidezza dei disegni. Ve lo spiego meglio proprio con il look che sto indossando oggi, che l'ho creato apposta per darvi l'esempio del mix di fantasie geometriche. Allora, qui abbiamo una maglia camicia che vi ho già mostrato nei video di quest'autunno, che ha il corpino a righe, sono righe medie, color biscotto e nero. E sotto abbiamo una gonna che è in fantasia scozzese, ma con delle linee più sottili, più leggere, meno definite, stessa gamma colori, quindi il beige, il marrone, il nero, il fondo panna, ma molto più sfumata come effetto visivo. Quindi abbiamo qualcosa di netto con qualcosa di più sfumato, qualcosa di più scuro con qualcosa di più chiaro e abbiamo un'omogeneità di grandezze, anche se questa forse è da considerarsi più grande o media rispetto alla fantasia della gonna. Questo secondo me è l'esempio di come si può fare un abbinamento tra fantasie geometriche, quindi tenere in considerazione molto bene le grandezze, la nitidezza del disegno e la gamma cromatica che andiamo a inserire. Credo che sia molto importante rimanere nell'ambito di una gamma cromatica, se non proprio identica o la stessa, però abbastanza affine o comunque omogenea. Per ultimo, ma importantissimo, va considerato l'abbinamento con gli accessori. Quando facciamo un mix di fantasie, di qualunque categoria esse siano, facciamo molta attenzione agli accessori e, se non vogliamo sbagliare, scegliamo degli accessori il più possibile semplici, basici e minimalisti, perché comunque abbiamo già dato tanto a livello creativo, a livello di impatto visivo, facendo l'abbinamento con fantasie differenti, quindi non andiamo a caricare ulteriormente il look
con scarpe che sono anche quelle a fantasia o troppo estrose o con borse super particolari. Quindi cerchiamo di mantenerci neutre per quanto riguarda tutto il resto, anche perché se l'abbinamento di fantasie che abbiamo fatto ci piace, è giusto che venga notato solo quello e che il resto se ne stia un po' più in disparte, un po' più nascosto, un po' più tranquillo. Bene, belle donne, io spero di avervi dato qualche informazione utile, qualche indicazione utile che magari vi abbia aperto così dei pop-up mentali in cui vi viene voglia di andare a ravanare nell'armadio e a cercare di fare degli abbinamenti. Ricordatevi che niente è più utile di tentare, provare, accostare, indossare, mettersi davanti allo specchio o anche solo appoggiare sul pavimento nel caso appunto si vogliano confrontare semplicemente i vari disegni abbinati insieme. E l'altro consiglio che vi do è di abbandonarvi anche un po' al vostro istinto, lasciarvi guidare dall'istinto, dalla fantasia, dalla voglia di giocare, perché alla fine vestirsi, la moda, il look sono delle attività che dovrebbero essere piacevoli, che dovrebbero farvi passare qualche ora, qualche mezz'ora in maniera divertente, dovrebbero essere quasi come un gioco che vi rende più facile la vita magari, perché vi preparate tutti i vostri look, uno per giorno della settimana, e così la mattina quando dovete uscire sapete già cosa indossare e risparmiate un sacco di tempo, perché no? Se ne avete voglia potete scrivermi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se volete potete anche contattarmi magari con un DM su Instagram, vi lascio di nuovo il nome del mio account, per mandarmi le foto dei vostri accostamenti. Se volete mantenere la privacy potete semplicemente fotografare le due fantasie vicine o appoggiare i capi sul pavimento come ho fatto io, non è necessario che vi fotografiate di persona, io sono sempre contenta di ricevere notizie da parte vostra e se posso anche di darvi un consiglio. Belle donne, grazie per aver seguito fin qui e grazie per aver avuto la pazienza di vedere il video sino alla fine. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non mancate di farmelo sapere come sempre con i vostri like. E se vi siete dimenticati di iscrivervi al canale, non preoccupatevi, potete recuperare adesso, basta cliccare su questa foto. Se volete dare un'occhiata alla mia playlist Guide Shopping, dove trovate tantissimi consigli utili per il vostro shopping, potete farlo adesso cliccando sulla foto in alto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!